Ebbene, eccoci qua, ben ritrovati sul canale di PG Sports, al Carster Desk, Eddie Noise affiancato dal carissimo Moon Boy. Siamo pronti, come sempre, per proseguire all'interno di questa incredibile giornata, la terza, nel group stage valevole per i mondiali di League of Legends 2020. Abbiamo mollato un pochino ancora una volta la prima parte dei nostri colleghi che ci hanno aperto la giornata con delle partite a tratti anche abbastanza convincenti in una direzione o nell'altra, mettiamola così. Abbiamo visto delle interessanti vittorie, abbiamo visto delle interessanti sconfitte, ma adesso vedremo un matchup che molti stanno aspettando all'interno di questo gruppo B, dal momento in cui abbiamo visto i Rogue mostrarsi comunque convincenti in una solidissima vittoria contro i PSG Talon e discretamente resistenti in una comunque rispettosa sconfitta contro i Damwon Gaming. Stessa cosa che poi gli stessi JDG hanno mostrato nel loro due matchup contro gli stessi avversari. Adesso che queste due squadre vanno a scontrarsi, potrebbe già determinarsi molto del futuro dell'Europa all'interno di questo gruppo B, un gruppo che dall'estrazione si stava già quasi dando come spacciato per i novelli Rogue al palcoscenico mondiale, per questi giovani ragazzi, per quanto riguarda soprattutto la metà superiore della mappa, la botlane con un pochino più di esperienza. Che appunto non ci potevamo prospettare una loro sopravvivenza particolarmente felice all'interno di questo gruppo, ma con le partite giocate finora personalmente mi hanno piacevolmente sorpreso entrambe le partite con delle buone performance, e chissà che quindi questo non sia il game che effettivamente permette loro di scavalcare gli avversari cinesi. Perché no? D'altronde l'hai detto, effettivamente con un po' di esperienza alle spalle per quanto riguarda la bottom lane e ovviamente dell'esperienza che deve accumularsi, i ragazzi, quelli vediamo per appunto presenti nella loro formazione totale dei Rogue, potrebbero tranquillamente farcela. Come dicevi te giustamente, è un match molto importante perché potrebbe già delineare in realtà quella che sarà poi magari una futura classifica, anche già con in previsione di un giro di ritorno. Perché per adesso i Damwon non sembrano essere raggiungibili. E già, va bene, e ci sta. Il primo posto è loro, non fa niente, non esiste. È a tre, il gruppo a tre. Adesso però col fatto che da parte dei JDG ci sia stato un'attenzione un pochino più particolare verso l'ultima partita, dove effettivamente abbiamo visto capitolare pesantemente il PSG, le questioni sono due. Chiunque vinca adesso potrebbe per appunto aggiudicarsi un secondo posto, un secondo posto che poi potrebbe ripetersi anche nel giorno di ritorno con magari gli stessi risultati e quindi loccarsi. Già, assolutamente, con il percorso che questo gruppo ha seguito fino adesso, l'unica sicurezza è che per l'appunto la vittoria in questa partita ti dà già quel secondo posto provvisorio, e se vuoi sperare di riprenderti da una sconfitta contro una squadra che poi andrai ad affrontare molto probabilmente per contendere un po' quella seconda posizione, quindi l'uscita dal gruppo, dal girone, per andare verso già il girone ad eliminazione, allora devi cercare di scavalcare in qualche modo il risultato, di capovolgerlo e di portarti a casa un'inaspettata vittoria. Quindi partire con il piede giusto è indispensabile, perché entrambe queste squadre sanno che l'altra squadra è la loro miglior competizione per assicurarsi quel biglietto d'andata per i quarti di finale. Quindi sicuramente il focus sarà molto alto da parte di questi team. Abbiamo già visto qual è il loro massimo potenziale un pochino, abbiamo già visto qual è come funziona una partita dove Rogue o dove JDG prendono il controllo e stompano i loro avversari. Adesso vediamo se riusciranno a farlo l'uno all'altro, oppure se avremo magari una partita un pochino più combattuta, perché questo gruppo per adesso è stato un po' il gruppo degli stomp. Abbiamo avuto partite molto rapide nelle vittorie, molto distruttive nelle sconfitte. Questo matchup sembra quello forse più equilibrato tra i team. Dovrebbe. D'altronde entrambi sono stati stompati dai Damwon, entrambi hanno stompato i PSG, quindi l'equilibrio è il nome delle due braccia muscolosissime, esatto, che si incrociano. Quindi vedremo sicuramente. Ne parlavamo l'altra volta per l'appunto sui JD Gaming, come venissero ritenuti a livello LPL regionale, quelli un pochino più tranquilli, un pochino più metodici, un pochino più calmi nelle loro vittorie, così anche comunque nelle sconfitte, non così propensi allo stop nell'LPL però, perché poi vai a vedere anche in confronto alle altre regioni sono molto aggressivi. Difatti credo che il primo minuto sarà essenziale, così come anche ovviamente tutto l'early game, dove i JD Gaming proveranno ad avere una buona transizione sul mid game, cercando di emulare quello che hanno fatto con i PSG, ovvero soffocarli, non dargli mai tregua, continuare ad attaccare avendo costruito anche solo un piccolo vantaggio, magari tra la mid jungle bot, e a quel punto poi distruggerli.
Già, assolutamente. Tutto parte dalla draft, in realtà, perché già la draft per entrambe queste squadre ha avuto dei ruoli un po' contrastanti, diciamo, nei vari risultati. Rogue, la loro primissima partita, quella proprio contro i PSG Talon, ci hanno proposto una draft veramente, veramente efficace, mentre nella giornata di ieri sono trovati un pochino messi sotto scacco da quell'ultimo pick di Lulu per Nuguri sulla corsia superiore, che ha reso la vita dei Rogue di Finn sulla corsia superiore particolarmente un po' un inferno. Quindi vediamo, adesso sei dal lato rosso della mappa, se la disposizione del palcoscenico non mi inganna e la grafica me lo conferma, esatto. Quindi vediamo, i Rogue potrebbero avere loro questa volta il coltello dalla parte del manico per quanto riguarda i counter pick. Perché no? Selezionati i campioni, JD Gaming lato blu side, i Rogue lato red side. Vediamo subito Irelia rimossa, risposta immediata in Twist of Fate, alla quale però viene subito rilanciato anche Akali. Quindi una forte concentrazione, soprattutto per Larsen e per Finn. Già, un ban di Irelia molto particolare, dal momento che non è un campione che i Rogue hanno mostrato nel corso della stagione. Sappiamo che è un pochino, magari potrebbe diventare lo stile di Larsen, cercare di subire questa aggressione, anche se Larsen lo conosciamo in LEC un pochino come il control mage, il mid laner, però, che lo piazzi mid, gli dai un mago, gli dai un campione di scaling, lui scala, arriva nei team fight e fa il suo lavoro. Non eccede troppo oltre quel limite. Però a quanto pare poter rimuovere non solo la minaccia di, come sappiamo, i Rogue sono stati una delle squadre che ha proposto mid AD, jungle AP, Lucian Evelynn, Irelia potrebbe essere un altro campione che si inserisce in quel frangente, e chissà che magari nel corso delle scrim, degli allenamenti, di queste settimane di quarantena per i Rogue, quell'Irelia non sia diventata un pick più importante, più di rilievo. Si arriva ormai alla terza ed ultima banda del campione. Questo dà modo adesso a JD Gaming di andare a selezionare il loro primo campione, B1 Renekton. Ok. Già, questa mi sembra abbastanza chiara la risposta. Sì, assolutamente. Questo è un tocco particolarmente LPL-esco. Molto LPL. Renekton è un campione dalla priorità molto alta, al momento che in LPL i carry sulla corsia superiore sono ben apprezzati e accettati e diffusi, e diciamo che i top laner LPL non sono quei top laner che si guardano e farmano finché non arriva la partita. LPL succede esattamente la stessa cosa, quindi top lane non muore nessuno, si continua a farmare, si continua a guardare verso late game, però tutto succede mentre i top laner si menano ininterrottamente. Sì, diciamo che l'LPL è un altro League of Legends. È come se fosse una versione differente, di una patch dietro, una patch davanti, una patch un po' parallela. Perché effettivamente lì i top laner si vestono di un ruolo un pochino più diverso da quello che siamo abituati magari in Europa e in Nord America. Quindi abbandonano un po' quelle vesti tankose, resistenti, in favore invece di un'aggressione, come per l'appunto lo si può trovare in Renekton, ma anche in tanti altri pick che amano utilizzare. Tant'è che l'LPL, così che anche un po' la Corea, sfruttano sempre un po' quei pick un po' strani, diciamo, che sono un po' fuori dal meta che invece magari conosciamo in Europa e Nord America. No, dipende un po' appunto dalle situazioni. Abbastanza interessante quella risposta da parte di Rogue. Volibear, sì, e Nidalee, quindi vai già a dichiarare una Nidalee giungla, un Volibear in corsia superiore, realisticamente. Due campioni che né Inspire né Finn hanno mostrato per adesso. Quindi un picco di innovazione, un po' anche dettato dalle necessità, sotto molti aspetti. Nidalee vuoi toglierla a tutti i costi dalle mani di Kanavi per impedire quel topside Renekton Nidalee così letale che potrebbe ancora una volta piazzare Finn tra l'incudine e il martello del team avversario. E quel Volibear lo vediamo crescere sempre di più all'interno di questo mondiale come counter matchup di alcune lane aggressive. Lo abbiamo visto piccare molte volte contro Camille. Adesso anche in risposta di Renekton. Avere quel pattern di trade potenziale con Volibear è molto efficace. Oltretutto Volibear è un campione che prende facilmente priorità ai primi livelli. Può tranquillamente avvicinarsi alla wave, auto-attaccarla. Se inizia ad attaccare la wave, l'avversario deve concederla, perché appena inizia a caricare stack di passiva, appena iniziano a partire i fulmini dagli artigli dell'orso delle tempeste, allora la wave si pusha da sola, il top laner, se si avvicina alla wave, prende danni. Non è veramente un trade che vuoi andare a cercare. Ciao. In ogni caso, adesso per l'appunto Ashe selezionata, risposta poi con la mid lane per Yagao. Seconda selezione dei campioni, Ezreal rimosso dalle mani di Loken. D'altronde hai già potuto rimuovere quella Ashe selezionandola. Lato Rogue, ottimale come scelta andare a rimuovere dalle mani di Loken. Abbiamo visto comunque nella partita anche dove i JD Gaming hanno stompato il PSG, Loken è pesantemente carriato, però comunque i danni li portava comunque al team. Sì, Loken principalmente ha giocato 3 AD carry nel corso del suo split, e chiaramente in LPL giocano un sacco di partite, quindi devi anche cercare di distribuirle, esatto, in maniera più equa. I suoi 3 campioni più giocati sono Ashe,
Ezreal e Aphelios, stranamente. Così come anche Ansama, d'altra parte. Anche Ansama ha giocato un sacco di Aphelios nel corso del soffitto. Il fatto è che veramente la stragrande maggior parte delle partite sul Loken sono distribuite tra quei tre campioni. Sono 19 per Ashe, 11 rispettivamente per sia Aphelios che Ezreal. Poi il suo quarto campione più giocato è proprio quel Jhin, di cui ha fatto soltanto 4 partite. Quindi c'è un enorme drop-off. Loken è un giocatore che, anche durante il periodo di Aphelios nerfato, non esitava ad altriarlo fuori. Quindi adesso, oltretutto, che ha ricevuto una piccola spinterella su questa patch dei mondiali, potrebbe essere quella la selezione su cui i Rogue vogliono spingerlo, anche perché con un Ashe già dalla loro si può iniziare a puntare verso una fase di corsia un pochino più fastidiosa che Aphelios non vive molto bene. E infatti potremmo vedere la selezione di Bard affiancata ad Ashe, questo per permettergli intanto una buona fase di roaming e poi di poter volare un po' verso altri lidi. Però staremo a vedere, perché l'hai detto, bisogna anche un po' mettere i bastoni tra le ruote a un possibile Aphelios, dove sembra essere quella la scelta, perché con la rimozione anche di Jhin non sembrano esserci molti AD carry. Una Miss Fortune per Loken? Beh, ci sono ancora molti AD carry presenti nel meta attuale. Sono AD carry che Loken ha mostrato non così preferibili. Abbiamo ancora appunto che quella Caitlyn che è stata lockata, ma come abbiamo visto l'over di Miss Fortune, Senna ancora potenzialmente sì, selezionabile. Diciamo che Loken non le ha mostrate durante tutto il suo percorso. Ecco. Non è molto il suo stile, è lo stile di quello che abbiamo visto sulla corsia inferiore. Questa Lux andrebbe ad accoppiarsi perfettamente anche nella lane bot lane, è una lane ad alta pressione che abbiamo presa molto spesso, ma non è lo stile particolare di Lumao. Lumao è a suo agio quando può avere dei campioni con cui fa partire i fight, e questo Bard con la sua ulti l'abbiamo visto utilizzato molto molto efficacemente all'interno di questo mondiale ormai tra plane e group stage come una principale fonte di engage, soprattutto quando vai ad affrontare un carry immobile come quell'Ashe. No, soprattutto Lumao, al di là dell'aggredire, vuole roamare. Questo gli permette per l'appunto di poter aggredire a destra e a manca. Alla fine la speak era per il supporto dei Rogue per Vander, e Vander stesso ci mostra un Blitzcrank. Wow, che risposta! Un buon modo di giocare questa corsia, molto aggressiva, prevedo già un po' di botte. Assolutamente, Blitzcrank è un pick che Vander ogni tanto... A Vander piace tirare fuori quando ha bisogno di un pochino più di pep su quella corsia inferiore, e contro Caitlyn Bard, una lane che vorrebbe giocare in maniera abbastanza dominante, avere quel potenziale di pressione aggiuntiva del grab che può arrivare dal nulla, portarsi dietro un carry, lanciarlo per aria, seguire la raffica di frecce di Ashe, non è così facile destreggiarsi contro quel potenziale di CC e lockdown. Quindi anche soltanto la minaccia di un Blitzcrank, e quindi di un suo grab, per quanto non porti fisicamente pressione sulla wave e quindi aiuti Ashe a pushare la linea e essere più dominante, minaccerà in maniera abbastanza concreta la botta in avversaria, costringendo quindi Caitlyn a cedere priorità ad Ashe. Staremo a vedere in ogni caso. Saluto come sempre da parte dei due coach. Ricordiamo, partita tra virgolette fondamentale, perché il primo posto sembra ormai essere già alloccato lì lontano per i Damwon. Questo è una battaglia per il secondo e terzo posto, che fa la differenza ovviamente. Già, sembra che questo sia il tema. Abbiamo sottolineato quanto sia importante per queste squadre già cercare di portarsi in vantaggio, perché ricordiamo, questa ormai è la partita che chiude il girone di andata di questo gruppo B. Ormai hanno giocato tutte e tre le giornate, quindi chi vince questa è per il secondo posto provvisorio fino alla giornata dell'intero girone di ritorno, dove ricordiamo le giornate del girone di ritorno vengono distribuite, una giornata copre un intero gruppo, non si fa come nelle giornate di adesso del girone di andata dove si coprono tre gruppi per giorno, si fanno tutti insieme in modo tale da poter anche disputare eventuali spareggi al termine della giornata stessa. Si gioca e si finisce lì il gruppo, questo è fondamentale, una pressione comunque importante, perché arrivi a quella giornata non con il pensiero che poi domani potrai riprenderti, ma che devi riprenderti ora, tra un'ora, tra due ore. Assolutamente. Molto importante. Come sempre il check che sia tutto a posto da parte degli operatori, dello staff della Riot, per sapere se ovviamente ora posso farmi pregio di queste informazioni, posso dirlo anch'io. Vedremo, però sono sinceramente fiducioso sulla draft di Rogue. Mi piace quell'incognita Blitzcrank per andare un po' a mettere i bastoni tra loro anche a Caitlyn, che comunque è una di carry molto immobile, a parte la sua rete e i flash non ha molto con cui per appunto sfuggire. Quello che forse mi incuriosisce da parte invece dei JD Gaming è il voler essere così aggressivi per natura, ma l'inserire comunque più fonti di danno magico che di danno fisico. E tra l'altro una di esse, una delle più grandi, è Zoe, quindi una cosa, è un'aggressione un po' ben diversa da quello che abbiamo visto contro i PSG. Sì, sicuramente questo è uno stile da parte dei JD Gaming che si incentra molto su situazioni in cui
sfrutti le tue forti fasi di corsia per prendere vantaggio individualmente. Hai Renekton che dovrebbe cavarsela in maniera abbastanza tranquilla su quella top lane. Zoe non dovrebbe fare troppa fatica a prendere priorità contro Azir e comunque giocarsela un po' sulle minacce di aggressione. Caitlyn la conosciamo con una bot lane estremamente dominante. Lilia può passare tutto l'early game a power farmare. Arriviamo alle fasi centrali di gioco. I JDG si piazzano in situazioni dove mettono sotto scacco obiettivi oppure assedio sulle torri. E per il Rogue cercare di rispondere arriva sotto forma di forzare qualche engage. Da qui che entrano in gioco azioni come quella freccia di Ashe, quel grab di Blitzcrank, un tentativo di flank da parte di Volibear o di Azir. Entrambe queste squadre hanno ben chiaro il loro piano di gioco. Adesso vedremo chi riesce ad applicarlo meglio. E signori, siamo al primo minuto di questa incredibile partita tra i JD Gaming contro i Rogue. E entrambi 1-1. Si chiuderà con 1-2 e 2-1. Saremo a vedere chi. E come sempre da casa con i vostri hashtag potete farci sapere per chi fate il tifo in questo match con hashtag JDGWin contro hashtag RGEWin. Nel frattempo possiamo dare un'occhiata alle rune di Vander che va per un solidissimo scosso all'assestamento, resistenze bonus, X-Flash nell'ispirazione secondaria, quindi potremmo vedere un Blitzcrank anche molto disposto a scambiare il suo flash per magari quello di un carry avversario, quindi... Vorrei che tenessimo gli occhi puntati su Vander e sulla sua esecuzione, perché già la fase di corsia immagino sarà abbastanza scoppiettante. Se già a livello 1 puoi cercare di aggredire Caitlyn con un flash grab che costringe Loken a flashare difensivamente, hai molte più risorse di lui per rispondere poi a un'eventuale aggressione nei minuti successivi. Già, per il resto vediamo Kanavi optare ancora una volta per quel raccolto oscuro. Il resto delle rune sono piuttosto standard. Larsen ha optato alla fine per una cometa, quindi un pochino più di pressione iniziale, un pochino più di aggressione su Yagao quando si cerca per appunto all'inizio di poter farmare, quindi non magari un tempo letale o altro. Già, esattamente, come dicevo, c'è bisogno almeno di avere una corsia dove puoi giocartela un pochino su quella priorità. Bot lane molto si affida alla pressione che Vander manterrà, ma questo grab mancato già lascia molto spazio a Loken Lumao, adesso sapendo che c'è quella quindicina di secondi in cui il supporto avversario è virtualmente inutile. Sì, anche perché Lumao per l'appunto potrà farsi un po' beffe degli avversari, poterli aggredire. Finn, la scoperta. Anche solo per cacciare, ritardare, questo è importante, ritardare il farming, addirittura resettare il blue buff allo stesso jungler dei JD Gaming è un po' un problema, tant'è che per l'appunto Kanavi ha deciso che era stoppare tutto. Scherzi a parte però, inizio abbastanza standard, abbiamo visto a parte quel grab un po' mancato, per il resto però nulla di che. Già, assolutamente, da quel punto di vista, già vedere quel movimento da parte di Finn va un po' a giocare su quello che dicevamo, vuole perché non fa troppa fatica a trovare priorità di corsia contro Renekton e quindi può permettersi di uscire momentaneamente dalla lane, andare in avanscoperta verso la giungla avversaria, infastidire un pochino Kanavi, che non si fa veramente troppi problemi, lo vediamo che poi ha comunque raccolto tranquillamente il suo blu e avanzato verso l'arco granchio del lato inferiore, che non permetterà in Inspire di poter magari puntare a un doppio arco granchio, anche perché Kanavi ha il supporto della sua bot lane su questo secondo micro obiettivo e possiamo vedere che Lilia sta avanzando tranquillamente con il suo piano di power farming senza dover soffrire molto anche eventuali ingressi avversari. Sì, tra l'altro una cosa che mi è sfuggita, di cui volevo parlare, era proprio al primo minuto dove abbiamo visto due lumi molto difensivi lato rogue e mi è piaciuto perché inquadrano molto bene il playstyle dei JD Gaming, quindi un possibile late invade magari che sia dalla parte superiore della trifronda o comunque lato Lamabecchi era possibile. Già, assolutamente. Anche solo per dare per appunto quel vantaggio a Kanavi con la sua linea. Anche se il più delle volte vediamo per appunto la torre side andare il Lamabecchi blue side per andarsi a prendere il campo di Lamabecchi avversario. Sì, esatto. Questa non è una cosa che Kanavi è andato a cercare questo giro. Anzi, ha preferito avere un clear un pochino più lineare per avere anche magari la conclusione del suo clear su quel lato superiore senza troppi intoppi, con un tempismo che potesse magari permettere un inserimento di zoom su quel livello 3, ma poi abbiamo visto comunque la priorità ha favorito Finn e Kanavi è ben contento di power farmare, l'abbiamo detto un po' quando abbiamo stabilito il piano di gioco di questi JD Gaming. Le corsie individuali non dovrebbero fare molta fatica a cavarsela da soli e se non prendere grandi vantaggi comunque rimanere a un buon livello. Se riesci a dare a Kanavi tempo di farmare e raccogliere risorse tranquillamente con questa Lilia, arrivi in un mid game dove puoi iniziare a forzare azioni attorno agli obiettivi, dove hai una potenziale di pick barra assedio tra campioni come Zoe, campioni come Caitlyn, tra Polle della Nanna, tra trappoline. Diventa molto difficile per i Rogue navigare correttamente uno spazio ristretto, che sia vicino a una torre o vicino magari a un drago e le uscite della giungla, quindi. Per adesso ovviamente l'equilibrio è piuttosto saldo.
con un piccolo vantaggio che risiede nei JD Gaming, prevalentemente con la corsia inferiore e un po' di Zoom. Aggressione però con Zoom subito, livello 6, vengono scatenati, Kanavi si avvicina, purtroppo quel bucciolo non va a cogliere il bersaglio, quindi nessun rallentamento, nessun danno che viene applicato a Finn, che in ogni caso impegna il proprio flash e la propria suprema. Zoom ha la vittoria totale di questo trade, potrebbe anche andare a prendersi qualche placca. Penso che il suo focus sia di appunto schiantare l'ondata sotto torri, pulire completamente la wave avversaria e tornare in base per matchare il movimento di Volibear avversario. La wave al momento, quella che sta arrivando, non è una wave con minion cannone, quindi Zoom non avrà quel tempo gratis che il minion cannone assorbe sotto la torre per potersela fare a piedi tranquillamente, ma decide comunque di non investire il suo teletrasporto in vista magari di un punto di pressione maggiore per quanto riguarda un drago, sia un obiettivo in generale sulla metà inferiore della mappa, cosa che Finn non potrà pareggiare dalla sua, avendo impegnato il teletrasporto per tornare in corsia. Sì, diciamo che la scelta semplicemente di Zoom è: mi tengo il teletrasporto perché ormai l'ho visto utilizzato e per Finn, quindi è già una summoner mancante, quindi è un vantaggio in più che mi sono creato da solo. Già, anche perché con il tempismo con cui aveva spinto quell'ondata, Finn, nonostante Volibear non abbia fatto una pressione sulla wave pessima, anzi, tra spaccacielo, tra la passiva con tutti i fulmini, quindi AOE, puoi spingere molto comodamente un'ondata, ma comunque non è arrivato il push sotto la torre avversaria in tempo e Zoom non ha perso niente di golden esperienza. Gran parte dei minion è riuscito anche a prenderli e mantiene il vantaggio. Questa è la cosa fondamentale per Zoom. Quindi nonostante non abbia investito quel teletrasporto, è riuscito comunque a mantenere, anzi, ad accrescere il vantaggio. Già, a crearlo sostanzialmente, perché prima di quell'azione, anzi, il vantaggio l'aveva guadagnato Finn grazie alla priorità dell'early game, ma questo punto di pressione, soprattutto il lead up fino al livello 6 e poi quel trade appena arrivato al livello 6 ha dato a Zoom il vantaggio definitivo. Abbiamo visto midlane addirittura Larsen utilizzare la Suprema per spingere l'ondata sotto la torre di Yagao e quindi guadagnarsi un po' di tempo. Questo principalmente perché vediamo non c'è molta possibilità da parte di Inspire di aiutarlo a gestire bene le ondate. Larsen ha già fatto un record con il teletrasporto utilizzato, quindi non può far altro adesso che tornare in lane a piedi. E deve in qualche modo cercare di matchare il punto di forza di Yagao, che vediamo è già andato verso un capitolo perduto, quindi c'è già una prima componente, un buon punto di forza iniziale, mentre Larsen con le scarpe della resistenza magica, ma principalmente della tenacia, vuole sperare di avere un pochino più di resistenza in eventuali scontri da bolle della nanna, addormentamenti di Lilia, stordimenti che siano di Renekton o di Bard. Molti controlli dal lato avversario. Vander risale il fiume dal quadrante inferiore, mentre i JD Gaming erano sotto visione, sono andati a prendersi l'aggro di questo primo messaggero. Vedremo con Finn in suprema adesso disponibile. Freccia. Arriva la freccia, non andrà a cogliere nessuno, però intanto Loken è libero di farmare in corsa inferiore. Tardivo l'intervento dei Rogue. Oh. Buono però il grab, potrebbe essere il primo sangue, costretto quindi qui alla fuga. Arriva il doppio addormentamento, i danni da parte di Yagao. Buono l'addormentamento anche con la bolla dell'anna che va a infrangersi sul top laner. Poi Zumba. Subito Zoom, primo sangue con il Dominus, i danni che riesce a fare di AOE basso in avanzo. Adesso ha delle cure aggiuntive, ci prova ancora una volta Finn. Oh. Arriva il grab, Ansama a raccogliere con l'ultimo attacco l'uccisione. Uno per uno, peccato il mancato primo sangue per i Rogue. Lo vanno a conquistare con Zoom i JD Gaming. Una risposta quindi paritaria, se non altro quell'uccisione su Renekton aiuterà il Rogue a pulirsi un pochino. Qua Ansama. Ansama in flash, sotto ustione, Yagao rischia grosso, purtroppo quel flash non lo va ad aiutare. Vander si lancia in avanscoperta, Lumao rischia grosso, l'intervento è okay. Qui! Bellissimo lo slam dunk con l'intervento e la scorta di Larsen e poi l'autoattacco finale, anche un po' arrabbiato da parte di Ansama che raccoglie più volentieri. Due uccisioni per Ashe, quindi un'ottima partenza per i Rogue. E quel red buff, sì, assolutamente, a condire il tutto. Abbiamo visto un buon tentativo engage, quel grab di Vander sembrava promettere molto bene, ma alla fine è stato l'aggressione di Zoom che si spinge in profondità pur di cercare quella kill su Inspired a garantire il primo sangue. Il primo sangue per Renekton può diventare molto pericolosa come risorsa, ma poi abbiamo visto nel follow-up la risposta di Rogue è stata precisa. Purtroppo Larsen ha trovato la Suprema soltanto alla fine di quel trail, perché come avevamo menzionato prima l'aveva utilizzato per pulire un dato in corsia centrale, quindi sulla prima parte di quel fight non c'era veramente il potenziale di quella scorta imperiale, di quei danni, di quel controllo aggiuntivo, e questo ha costretto i Rogue a giocare un po' con qualche passo indietro di svantaggio. Però l'intervento di Ansama è stato molto preciso quando arriva dalla metà superiore della mappa per cercare quella prima uccisione e poi l'inseguimento su Yagao per garantire la seconda, che poi tra l'altro è fatto su Lumao che era lì detto ehi, prendete me al posto di mid laner, e Rogue fanno ok, va bene.
Qui mi piace l'intervento. Bravi Rogue a rispondere in corsa superiore, dove c'era Zoom con quel messaggero raccolto per cercare di limitare i danni a quella struttura. Ma Zoom molto bravo, impegna il teletrasporto, va un po' a resettare con la sua due bot che adesso spingerà insieme a lui per andare a prendere una prima torre. Già, e probabilmente anche una seconda torre, perché da parte dei Rogue non c'è modo di rispondere a questa rotazione con teletrasporto di Zoom. Una volta che hai visto la bot lane di sopra, ci sono ancora 3 minuti sulle placcature, quindi anche se i Rogue si fermano su quella top lane, difficilmente riusciranno ad abbatterla senza l'aiuto di quel messaggero. E puoi tranquillamente usare questo movimento di mappa per garantirti due torri intere. La prima con tutte le placcature, la seconda grazie alla seconda capocciata. E tutto questo ti è costato soltanto il teletrasporto di Zoom. E non solo, girarsi grazie alla priorità acquisita per avere il drago. Aggressione, però Zoom risponde molto bene. Arriva il Dominus. Per poco la sala vagante non va a cogliere l'obiettivo. Potrebbe esserci da parte di Lumao la decisione di poter impegnare la propria Suprema. Scorta imperiale, Suprema che va a cogliere Larsen. Costretto quindi al flash. Arriva il colpo perfetto. I danni potrebbero passare. Sotto ustione alla fine con pozione alla mano. Passano, avanzano. Roghina va scoperta con Finn fuori dalla sua stasi, da quella bolla della nanna. I danni però non bastano. Ansama comunque raccoglie l'uccisione. Arriverà anche la seconda uccisione per Ansama. E questa è la speranza più grande in realtà. Perché sì, i JD Gaming buoni danni, buone le uccisioni, ma Ansama sta raccogliendo e si sta affittando. Ah, Inspired è ancora a caccia. Addirittura teletrasporto di Egao per salvarsi e Zoom che va a sacrificarsi sotto la torre. C'è una facile via di fuga. Ansama e Larsen stavano cercando di chiudere dal fiume. Sarà un giustiziato che non dà quindi oro esperienza ai Rogue, ma i JDG riconoscono che la loro posizione di forza non è così schiacciante. 4 uccisioni adesso su Ansama, che con questa Ashe sta cercando di dominare il mid game. Pazzesco, pazzesco. Molto bravi Rogue a rispondere con un'altra doppia uccisione per Ansama, che adesso si trova su un comodo 4-0. E si è un po' ripreso anche dallo svantaggio di farm, che l'aveva messo un po' in difficoltà a livello anche di ottimizzazione, con Loken che con tutte quelle placcature, la prima torre a fianco a Zoom e ovviamente anche le placcature della corsia centrale, stava acquisendo sempre più risorse. Già, qua l'aggressione purtroppo da parte di Under va un po' a punirlo e per carità non è un pessimo grab in sé per sé, anche perché non ti aspetti che c'è un follow up così drastico, così deciso da parte degli avversari. Purtroppo Larsen un pochino colto su questo destino immobile è costretto a impegnare il flash, ma questo non fa altro che quasi baitare i JDG in una posizione scomoda, perché Zoom si è preso qualche colpo di torre, arriva la freccia a bloccare Bard, Inspired e Finn chiudono questi JD Gaming da 3 lati che sono i 3 più probabile dove cerchi di fuggire. I solo laner sono stati costretti a fuggire correndo prima verso la base avversaria e poi facendo il giro per poi andare a impegnare un teletrasporto e sacrificarsi sotto la torre. Ottima chiusura da parte di Rogue. Vero, ciononostante però i JD Gaming stanno avanzando con quelle solide 2200 unità. Vediamo per l'appunto comunque la Total Gold Lead, che le vedo un po' sparpagliato, un po' colorato effettivamente, grazie per l'appunto a alcune placche, le 4 uccisioni di Ansama. Vedremo, vedremo sui prossimi draghi, anche perché con il prossimo drago che è Infernale abbiamo se non altro la conferma che tra nuvola e montagna vedremo quale sarà l'anima. Un pochino lenti sui draghi a questo giro, ma non c'è da stupirsi, la partita è stata giocata per lo più sulla, su dei focus molto precisi di priorità e pressione di mappa che si stanno un po' scambiando tra un team e l'altro. E il fatto che i Rogue adesso riescono anche ad avanzare e a rompere anche loro una prima struttura esterna vuol dire fare dei primi passi per recuperare quello svantaggio in gold che, come menzionavi, è sempre presente ed è sempre pesante, principalmente grazie a questa differenza in placature che i JDG hanno accumulato. Inspired momentaneamente colto. Non è così facile cercare di collapsare su quella Nidalee in quel momento. Nidalee molto mobile all'interno della giungla e quella Zir nelle sue vicinanze. Con livello 11 alla mano, quindi Suprema a livello 2. Non è così facile da aggredire. Non solo, ma lascerà il blue buff proprio Larsen, a quanto pare. Già, è un buono scambio. Rogue che stanno prendendo bene il controllo di questa metà superiore della giungla. Già, molto avversaria. Se non altro è un modo per compensare a quella botlane, dove invece l'intera priorità è stata ceduta ai JD Gaming con la conquista di quelle due torri. Sì, la cosa importante comunque sarà che all'arrivo di questo secondo drago i primi oggetti saranno completi per tutti quanti. Ormai abbiamo visto con il recall di Larsen quel dente di Nashor completato.
GD Gaming però non perdono tempo, senza aspettare il drago vanno verso il loro secondo messaggero qualora dovessero trovarlo. Vedremo, anche perché ormai le placature sono cadute, quindi generalmente quel messaggero potrebbe essere utilizzato in maniera efficace per controllo magari dell'obiettivo, della corsa centrale, che mancano veramente pochissime HP e drago. Già, immagino che i Rogue non siano ben disposti a contestare questo obiettivo, anche perché hanno una wave in mid lane, possono tranquillamente piazzarsi lì, mettere loro stessi pressione sulla torre, e i danni che hanno applicato alla struttura sono virtualmente la capocciata di un messaggero. Quindi però una trappola, potrebbe esserci un all-in costretto al flash dentro zoom, buoni danni, una risposta di Anzama è immediata, qui però Vander viene colto, rallentamenti vari, c'è il portale dentro su Anzama, lo shutdown nelle mani di zoom, tremendo JD Gaming che quindi si avvantaggiano enormemente, sarà struttura in mid che tra l'altro con i Rogue non sono riusciti a distruggere, ad abbattere, e poi il drago, già due stack. Già, qua i Rogue un pochino lenti sulla ritirata, e GDG colpiscono duro, quindi un'ottima ripresa, un ottimo shutdown acquisito. Quei gold succosi tra le tasche di Renekton lo renderanno ancora più minacioso in questi teamfight. No, l'unica cosa positiva è che la capocciata è arrivata a neanche 100 HP dalla torre, almeno quello. È stato un utilizzo un po' inefficiente nel messaggero. Sì, diciamolo così, ma è però proprio... comunque è arrivata una seconda sulla seconda e torre. Quindi non scalando più la vita. A casa mia si dice poggio e buca fa pari. A cavallo nato, non si vuole. Va bene, una rondine non fa primavera. Rivediamo qua ancora una volta l'azione come si è svolta, perché questa stasi sull'Arsen è un po' scomodo il fatto che appunto lì ti esponi alla trappola, ma in realtà l'intervento di zoom non è stato nemmeno così splendente, perché speravi di semplicemente cogliere Azir e minacciarlo immediatamente, ma Azir molto bravo con il flash a portarsi in salvo, si è un po' soffermato troppo Vander sulla difensiva, sulla ritirata, perché si è preso diversi colpi di torre eppure si è beccato una trappolina che Loken gli ha piazzato sotto i piedi senza che nemmeno se ne accorgesse, quindi... quella è stata una kill che hai concesso molto facilmente agli avversari. Un po' indecisi, devo dire, i Rogue. Sembravano determinati sotto certi aspetti magari a rispondere all'aggressione, perché comunque hai un Ashe 4-1-0, hai un 4, a quel momento 4-0-0, hai un Azir che comunque va completato il suo primo oggetto. Un pochino ti iniziava a girare in testa, a ronzare in testa il potenziale di rispondere a quel fight giocando bene sui range, ma l'ingresso da parte di GDG è stato deciso e immediato, e ha tagliato immediatamente le zampe a molti degli avversari. Più che altro, dici bene, a livello di decisione, c'era anche quella torre a pochissima HP, appena visto arrivare già Bard, hai fermato un attimo il DPS, questo ha permesso alla torre comunque di rimanere in vita, e quindi neanche un possibile, non lo so, inserimento di Larsen con lo Shurima Shuffle e scorta imperiale. Tra l'altro avevi già il flash, quindi potevi effettivamente, cioè scusate, eri privo di flash, ma potevi almeno cercare le sabbie mobili con una torre ormai distrutta. Invece hanno tentennato sulla torre, questo ha dato comunque il tempo a GD Gaming di riversarsi poi velocemente sotto la propria torre, trovare quel destino non solo proprio torre per difenderla ma sui nemici, e quindi poi tutto quello che ne è derivato, caos essenzialmente, perché ha detto zoom non ha neanche trovato effettivamente l'ingresso che avrebbe voluto, solo caos che poi ha portato alla morte di Anzama addirittura, quindi neanche quello targettato oltre a quella di Vander. Sì, esatto, molto bravi JD Gaming. Qui purtroppo da evidenziare qualche errorino da parte dei Rogue, seppur delle buone risposte, ma sempre solo su aggressione di JD Gaming, come anche giusto che sia d'altro dei membri, i campioni presenti, questo serve. Inseguimento, buona il collapse da parte dell'intero team. Inspired si lancia dentro, Dominus da parte di zoom, buon taglia fetta, arriva con la Suprema, il danno away della Suprema basta e avanza per andare a disabilitare la torre, shutdown nelle mani di Inspired, ed è anche un buon modo per Nidalee di ritornare un po' in partita. Già, è come un'esecuzione molto pulita su questo 3 contro 1, molto bravi Larsen fino Inspired a creare questa opportunità, a portarsi a casa questo succoso shutdown. Freccia, Sonner, arriva la freccia subito, il flash grab, la R che non lascia scampo, e Inspire che raccoglie un'altra uccisione per progredire invece qui nell'avanzamento di Nidalee. Wow, molto bravi. Ottimo pick potential per i Rogue su queste due azioni, utilizzare risorse come quella ulti di Azir con il flash addirittura investito da parte di Larsen per garantire quella prima uccisione su Renekton, e poi la combo di freccia di Ashe più grab di Blitzcrank per garantire la seconda ha lasciato veramente poco scampo ai JDG, che come abbiamo detto la loro composizione vuole giocare attorno ai setup, attorno agli obiettivi, attorno alle torri e quant'altro. I Rogue non stanno lasciando loro molto tempo, anzi li stanno cogliendo in corso di questo tentativo di muoversi verso il setup. Non c'è chiaramente un drago nel prossimo minuto, un drago nell'immediato almeno, attorno al quale i JDG vogliono setupare, perché si sono già presi il secondo, quello infernale. Quindi sono in una fase di partita in cui stanno semplicemente cercando di raccogliere qualche risorsa e diventare ancora più efficaci ed efficienti in vista del prossimo obiettivo. Quindi cogliere qualcuno fuori posizione, punirlo nell'immediato,
nemmeno, non posso nemmeno dire fuori posizione, perché quella era Lumao a fianco di Yagao, che stava semplicemente passando attraverso la corsia centrale e cercando magari di piazzare qualche lume. È arrivata una freccia, è arrivato un flash grab, niente che tu possessi fare. Molto bravi Rogue a mostrare queste azioni proattive. Queste sono le azioni di cui hai bisogno per cercare di riprendere del vantaggio in questa partita. In ogni caso però il vantaggio, come giustamente stavo menzionando, sono quelle sempre 2000 unità. Ma come sempre, andiamo a ripeterlo. Flash grab nell'ombra, coglie proprio Loken. Veloce però la risposta con redenzione, flash guarigione da parte anche di Loken per permettersi poi una buona ripartenza. Bola d'anna che va a colpire il povero Vander, che verrà infine punito da Yagao stesso. Un vero peccato se pensi a come tutto è iniziato. E come? È un vero peccato. I Rogue se la meritavano quell'uccisione. Il grab di Vander è stato ottimo con l'X-Flash oltre il muro dei Raptor. Purtroppo, se vi state chiedendo un po' perché è potuto succedere questo, non dovresti avere perché abbastanza risorse per assicurarti un'uccisione del genere? Prego, la redenzione? No, caro mio. La redenzione è un pezzo del puzzle. Anche perché è raccolta a casaccio da Yagao. Beh, sì, quindi quello fa sempre piacere vederlo. Un saluto a Kenren. Michael. Esattamente. Grazie a chi ha permesso il flash di Loken. Già, invece di rimanere bloccato dal silenziamento di Blitzcrank. Adesso però devi rispiegare ogni volta il perché, perché mi diverto vederti spiegare il perché. Perché Vander voleva buttare al grab, lanciare in aria Ashe, purificare. Come non detto. Arriva l'addormentamento, dentro col tagliaffetta, buono però qui il knock up da parte di Vander. Ma non basta, è un pazzo BG da double kill prima di soccombere. Che incredibile azione, lato JD Gaming non lasciano spazio. E poi l'autoattacco finale da parte di Loken per andare a distruggere anche quella seconda torre interna dei Rogue. Rogue massacrati nel giro di pochi istanti, due fight completi, 5 contro 5, che non lasciano scampo per un totale comunque di quelle tre kill a una sola, quella di Zoom. Questo sì, questo non puoi andare a cercare il teamfight puro contro i JD Gaming. Non puoi andare a cercare il teamfight puro perché, beh, per quel motivo abbiamo visto Zoom con Cornetto all'ingresso. Non lo fermavi. Ha un soffio dalla morte, veramente, riprendersi e comunque portarsi a casa due uccisioni prima di cadere, infine. Devi cercare quelle azioni più creative, quell'azione precedente, appunto, il X-Flash oltre il muro, grab su Caitlyn, pugno in aria, silenziamento con la ultima, arriva il Mika per pubblicare il silenziamento. Guardagli la faccia. Il setup iniziale è stato veramente ottimo, i controlli trovati sul bersaglio prioritario, oltretutto su quell'asse, e Zoom che non molla niente. Non molla niente, neanche un centimetro della mappa. Occhio, salta oltre la ulti di Larsen, porta a casa quella prima uccisione. Larsen, per carità, ha fatto benissimo a creare un po' quella barriera difensiva per impedire ai JDG di raggiungere facilmente Ansama. E Zuma ha anche visto che andare a cercare quell'asse, quella kill su Ashe, era un viaggio di sola andata, perché devi scattare oltre il muro e poi non puoi più tornare indietro facilmente. Ma Zoom ci ha raddoppiato sopra, mi prendo Ashe, già che sono qua, mi prendo anche Bolivar. Pazzesco. Ma infatti l'azione, gli occhi insanguinati nella face cam, io arrivo là e uccido qualcuno. Molto bravi i JD Gaming, nulla da dire. Più che altro ancora una volta qualche sbavatura lato Rogue. Peccato per quell'azione di Vander, che per l'appunto con il Mikael, col crogiolo, ha permesso la purificazione dal movimento, seppur grappato Loken, e questo gli ha permesso di flashare sostanzialmente. Arriva un altro addormentamento. Ancora una volta Kanavi decisivo. Ansama sotto competizione. Yagao si inventa una parabola pazzesca. Questa è geometria da quinta dimensione. Pazzesco. Poi l'intervento. Qui vanno a bloccare anche Vander. Boccia l'esplosivo che però porta Kanavi in situazione critica. I danni comunque potrebbero bastare. Loken su Inspired. Trovi una kill. Ne paghi due. Questa è un'offerta che non è assolutamente conveniente per i Rogue. Wow, JDG ancora una volta, è quel teamfight, è quella creatività, è quella agire in maniera controllata ma estremamente efficace. JD Gaming si portano a casa un'altra decisione. Tra l'altro, l'omaggio di Lumao a Mikix con lo stesso identico movimento, portale oltre al muro del Baron e ward sul bocciolo esplosivo. Larsen, Finn, morto. Ai, qui i Rogue provano, almeno provano, riescono nell'interrompere il Baron, che era il loro unico motivo per cui lanciarsi. Finn muore e Yagao, ancora una volta, flash, stella vagante, chilometrica. Attenzione, un po' di tutto.
mostra un po' il potere LPL style. Yagao ci ricorda comunque la nomea della Lega da cui arriva. C'è una certa contro legacy. Contro il team europeo, soprattutto. Assolutamente. Ottimo setup ancora una volta, la ulti di Kanavi che va a dormettare Ansama. E guarda, Ansama è già morto sostanzialmente. Yagao quella stella non so nemmeno da... Come ha fatto? L'ha fatta andare in una direzione e poi è arrivata da un'altra. Io pensavo l'avesse tirata indietro, l'aveva tirata in diagonale. L'ho proprio... Vero? Non l'ho vista arrivare minimamente. E immagino nemmeno Ansama, perché quella è stata letale e distruttiva. L'azione di Bard ancora una volta è la stessa identica che abbiamo visto da Mikix ieri. È esattamente quell'azione. È quasi un... Ah, carino questo trucco. Fammelo provare. Sì, funziona molto bene. Funziona molto bene. Se non altro, i giricino hanno preso il Baron. Sì, sì, sì. Se non hanno neanche però solo 2000 unità di vantaggio. Beh... Soul Point in ogni caso, perché in tutta quella bagarre e baraonda si sono presi anche il drago della montagna, che tra l'altro è anima del drago della montagna, giusto per rendere ancora più difficili gli inserimenti per i rogue, la cui penetrazione tra l'altro è pure poca a livello di inventario. Sì, un bastone del vuoto magari per Larsen, qualcosa per Ansama, ma si parla di terzo o quarto gen. Già, per adesso è un po' difficile. Anzi, è pure quarto gen. Devo dire, mi piace veramente un sacco come Kanavi sta giocando questa Lilia, perché sta bellissimo, sempre cercando dei semirotolanti dalla distanza, ma da angolazioni strane. Non si mette con il resto della sua squadra, le lancia in diagonale, passa dalla giungla, dal fiume, e cerca di colpire qualcuno, quindi direttamente sulla backline. E questo è buono, perché in realtà con l'avanzata zoom minaccia, i rogue si spostano e vanno così a triangolare per il seme turbinante. Per questo è che mi piace molto come la sta giocando. Già, assolutamente. Molto tecnico, molto tattico. Soprattutto con Lilia un consiglio per chiunque voglia andare a giocare questo prima. Se avete un potenziamento blu, spammate quei semi, perché sì, c'è veramente zero downside a non farlo. Sono danni gratuiti a range virtualmente infinito. Se beccate un campione avversario prioritario, potete anche cercare di montare un engage, perché abbiamo già visto qua ulti di Lilia dalla distanza su un carry principale con ulti di Caitlyn significa già un duro risveglio che porta Ansama. Era un quarto di HP dopo semplicemente quelle due abilità, quindi quello è qualcosa che non puoi assolutamente permetterti di tankare. Sì, ma ormai Lilia ha raggiunto di gran lunga già il suo core item essenziale, quel tormento di Liliandre fenomenale. I danni comunque arrivano da parte dei Geni Gaming, giusto per assaggiare. Qui Mao si va centro con zoom in ala scoperta, teletrasporto più flash e guarda con quel Dominus quanti danni. Inspired evapora a seguire Finn sotto i colpi di Kanavi e zoom raggiunge Ansame, lo devasta. JD Gaming, supremazia totale, il vantaggio ormai se ne fa beffe delle entrate monetarie di Rogue, e questo è un barone. Questa volta sì, questa volta mi sa che Larsen il miracolo non riuscirà a farlo. Anche Vande stanno correndo verso il drago, ma... per almeno cercare di negare l'anima in seguito a questo Baron, ma i JD Gaming hanno già completato il primo obiettivo e stanno correndo verso il secondo. I Rogue sperano se non altro di trovare forse un pick. Oh, attenzione però, Lumao dentro, ma arrivano altri tre. Vander, poco da fare per lui. Dokken a raccolta, Kanavi in seguimento con tanto di addormentamento. I danni non bastano, l'ultimo attacco nelle mani di Kanavi, si dabba carne. Ficina, questo game è letteralmente volato via dalle mani di Rogue. È come JD Gaming sono arrivati in quella fase ideale di partita per loro. Adesso quella si dove fight il nemico? Sì. Certo. Sì, per loro spesso è sinonimo. Fase di teamfight significa fase di stomp. Allora, zoom, dal nulla. Il flank di zoom è stato ottimo. Prima già forzare Ansama fuori dal fight, che lo chiude in questa strana strettoia al lato della giungla, perché l'unico modo per unirti al fight è passare attraverso quella rampa, che quindi ha un lineup perfetto per la ulti di Bard. E Ansama, una volta switchato difensivamente, sapevi già che quella c'era fuori dal fight. Non poteva fare altro, perché non puoi evitare la ulti di Bard, non puoi cercare di reinserirti. E zoom era già lì che lo aspettava una volta che quella stasi è finita. Per i Rogue ormai... No, non vedo grandissime aperture. Più che altro perché i JD Gaming stanno applicando bene tutta la pressione che serve per portarsi a casa la partita. Non lasciano scampo. Abbiamo visto prima di questo barone due fight completi senza tregua. Continuare a massacrare i Rogue. Già, purtroppo... Non sono anche più farmando minion, farmano direttamente i Rogue. Sì, purtroppo per i Rogue... La speranza con questa composizione era appunto creare quelle opportunità offensive, quei pick, quei grab con Blitzcrank, quelle frecce di Ashe, quegli inserimenti con Nidalee. Yagao! Mio Dio! Sono meteoriti vaganti, altro che stelle! Arriva l'addormentamento, Yagao ci riprova! Double kill! Peteurek
che volano, Finn in fuga con la Suprema, raggiunto anche il povero Larsen, scorta in parallelo che non blocca però gli attacchi e le bruciature da parte di Canavi. Cadrà l'inibitore, ma c'è il Barone ancora per 50 secondi, questa è torre, questa è partita. 50 secondi sono anche troppi per i JD Gaming, che concluse le loro ultime uccisioni vanno a portarsi a casa la vittoria del 2-1 e il sorpasso, il secondo posto provvisorio sarà loro. GG JDG. Che partita, decisamente. Mio Dio, la transizione, sto cercando un modo, ecco, l'ho trovato. La transizione che hanno avuto i JDG contro i Rogue è esattamente quando hai una composizione su TFT a casaccio, ma tu stavi già puntando a un'altra, ok? Tipo sei combattenti ma vorresti Moonlight Shadow o qualcosa, Spirit, e nel turno 5-1 ti scappano fuori tutti quanti i pezzi che vuoi, li ributti dentro e inizi a vincere. Questa è esattamente la transizione dei JD Gaming. Hanno trovato le power spike, hanno trovato i vantaggi, hanno iniziato i fight e hanno devastato. Già, assolutamente. E non hanno nemmeno sofferto troppo un early game danneggiati dai loro avversari, anzi, per mantenere il paragone. Era comunque un early game dove magari hai trovato qualche pezzo al 2, anche se non ci incastra molto con la tua composizione, l'hai messo dentro, i suoi danni li fa, magari vinci un round, perdi un round, non hai qualche streak particolare, però te la stai chiamando abbastanza bene, esatto. Gli HP sono mantenuti e questo poi è stato quello che ti sei portato dietro verso le fasi di teamfight, perché come abbiamo sempre detto, per i JDG quel teamfight è casa loro, è il loro sogno. Trovarsi in quelle circostanze vuol dire poter outplayare gli avversari a livello meccanico, a livello di setup, a livello di engage, a livello di esecuzione. Così è stato più e più volte, il setup era sempre loro, era sempre perfetto. I Rogue hanno trovato grande successo quando erano loro a cercare di proporre azioni spingendo tre persone contro un avversario, cercando quelle frecce di Ashe con i grab di Blitzcrank e cercando di snowballare quei leggeri vantaggi, quei leggeri successi. Ma una volta che siamo arrivati al team fight vero e proprio, non avevano veramente scampo. Anche con i tentativi di disengage, con le frecce di Ashe, con le ulti di Azir, i JDG erano sempre pronti a marciare avanti. Sì, c'è da dire che comunque il vantaggio monetario non è mai stato nelle mani di Rogue. Abbiamo visto anche durante tutta la Gold Lead il grafico, poi vedremo anche le varie statistiche, ma non c'è mai stato effettivamente un vantaggio lato Rogue. Anche quelle piccole uccisioni che sono riuscite a trovare tra frecce, grab e quant'altro, sono comunque arrivate quando erano già con le 2000-3000 gold di svantaggio. Ed è un peccato perché, come giustamente stavi menzionando, Vander era, come dicevo anch'io, era l'incognita interessante in questa composizione. Il problema è che qui adesso non si tratta neanche più di draft, ma di caratteristica del team stesso. Cercare un grab su un team aggressivo lo stai solo favorendo. Hai grabbato Zoom? Ecco quello che succede. Benvenuto. Dai, in alcuni aspetti sembrava che Zoom lo sfruttasse soltanto come backline access direttamente, è ancora più semplice. Ho un tagliaffetto e un flash. Ha funzionato molto bene in determinate circostanze. Forse l'unica cosa in fase di corsia non l'abbiamo visto particolarmente aggressivo, quando mi sarebbe piaciuto vederlo un pochino più pressante sullo spingere trade, ma abbiamo visto che comunque la priorità della line bot era molto delicata come faccenda. E che anche un'altra cosa da sottolineare è che Canavi ha passato buona parte del game a mantenere un controllo totale della giungla, con Inspired che purtroppo ha fatto molta fatica a inserirsi con questa Nidalee. Come avevamo sottolineato, non è un campione che ancora ci aveva mostrato, quindi questo debutto per lui purtroppo non ha veramente soddisfatto. Ma una volta che siamo arrivati ai teamfight veri e propri, partendo anche soltanto da questo, davvero che sono un po' attardati e hanno concesso quell'importantissimo shutdown, la storia è cambiata, perché lo stile di aggressione di questi JD Gaming era quell'aggressione senza sosta che ti permette di gettarti sugli avversari, portare a casa uccisioni, portare a casa successi e non voler sacrificare quasi nemmeno niente in cambio. E questi setup, questi semi, questo è stato veramente fenomenale da parte di Canavi. Canavi ha fatto partire il seme dal fiume e poi si è unito al teamfight dalla lane praticamente. Quindi ha fatto anche un giro molto largo. Guarda come l'ha lanciato. Pazzesco. Già. Pazzesco davvero. Pure la Bolana, giusto per essere sicuri. Guarda, se schiva una si becca l'altra. Esatto, riesce a capire ammazzi in quel caso. Grandi azioni da parte... Devo complimentare un po' tutti i JD Gaming in questo caso. Quello che passa più in sordina forse è stato Loken, ma anche Loken ha avuto un'ottima esecuzione nei teamfight, semplicemente a livello meccanico. Sì. Passa in sordina perché quello che devi fare è schiacciare R quando qualcuno sta dormendo, mettere una trappola sotto qualcuno che è in stasi e cliccare con il tasto destro perché nessuno veramente ti sta minacciando. Però Yagao ha avuto delle stelle fenomenali, delle bolle fenomenali, anzi queste ultime azioni finali, Yagao, quello è stato veramente devastante. Luma ha avuto delle bellissime ulti, dei bellissimi binding. Zoom è stato un juggernaut inarrestabile. E il grafico dei danni racconta molto bene la storia di questa partita, perché i JDG... Tutti hanno fatto danno. Veramente ben distribuiti. Favoriti quasi
sono messi in ordine di range il danno. Yagao ha fatto più danni di Loken, tutti... che ha fatto più danni di Kanavi, che ha fatto più danni di Zoom, soltanto perché Yagao poteva iniziare a far danni prima, perché aveva il range più alto. Esatto. E poi arrivava Caitlyn, e poi arrivava Lilia, e poi arrivava Renekton. C'è da dire che comunque è preoccupante il fatto che Bard abbia gli stessi danni, abbia quasi gli stessi danni di Ansama. Ansama era partito con un 4-0. Già. Non ha mai trovato spazio. Complice il fatto che ovviamente se ti vanno addosso... E penso che probabilmente abbia finito la partita con 4 uccisioni. Non ho visto se ne ha conquistate altre nei teamfight successivi, ma totale. Pesantemente preso di mira dagli avversari in quel mid game. Hanno identificato chiaramente. Ragazzi, 4 kill, ce l'ha tutte Ashe. Bene, Ashe non gioca più la partita. Semi turbinanti, bolle della nanna, stelle vaganti, niente da fare. Perché parliamo sempre di kiting e quant'altro, ma se sei soltanto occupato a scappare, non puoi neanche kitare, non puoi neanche combattere, non puoi fare nulla. Già. Yagao si merita a mani basse l'MVP. Qui li vediamo, danni, damage per gold soprattutto. Come è finito, infine, la differenza di gold e il KPI? Già, una buona... Un ottimo inserimento, un'ottima performance, come abbiamo già sottolineato, ma appunto le odi vanno fatte a tutta la composizione di GDG. Una transizione facilitata molto dall'early game che ha avuto Zoom con Renekton. Zoom forse sarebbe stato il mio runner-up per questo MVP, una grande performance. Tra l'altro, questa è la prima di tre partite nel corso della giornata che chiaramente castiamo noi, ma sullo stream Riot vanno a castare il duo caster di LCK con Atlas e LS, e quindi LS ha avuto l'onore di debuttare il suo casting mondiale con un first pick di Renekton. Quindi benvenuto LS al palcoscenico internazionale. Benvenuto a IB1 Renekton. Benvenuto in LPL. Benvenuto in LPL a IB1 Renekton. Sarà sicuramente emozionato. Detto questo, però, abbiamo detto, questa era una partita fondamentale per il gruppo B, quindi che vedrà per l'appunto i Damwon sul 3-0, abbiamo i JD Gaming su quel 2-1, e purtroppo 1-2 per i Rogue, con i PSG Talon, che ormai sono in caduta libera, per l'appunto. E potrebbero addirittura recuperare anche i Rogue. Preoccupante. Sono lì. Detto questo, però, in ogni caso, come sempre, una piccolissima pausa prima di procedere ancora una volta all'interno di questo group stage. Tra poco.